No, questa è la prima. Sono venuti inizialmente quando abbiamo inaugurato il museo, però ovviamente la cosa è cambiata nel momento in cui io, avendo fatto la successione dei beni, no? con papà, e nominandomi legale rappresentante, no? della casa d'arte, e poi come vicepresidente c'è mio figlio Alessandro, e io chiaramente ho la mia intenzione, quella di aprirla ai giovani, che vendere insomma questo, sì, per questo futuro. Ti faccio una domanda. Dimmi. Tuo figlio ha avuto il piacere di conoscere papà? Certo, sì. Sia Alessandro che Lorenzo. Lorenzo, che si è laureato il 20 marzo con 110 lode, grazie, in economia aziendale, che neanche a farla apposta non dico era il pupillo di papà, ma se tu guardi, poi vi farò vedere delle foto, papà e Lorenzo spiaccicate, 17 anni uguali, Alessandro con 20 mesi di differenza di Lorenzo è stato quello che è stato vicino fino all'ultimo e addirittura lo ha vestito poco prima che papà si dice. È stata una figura importante, sì, per una figura veramente importante, e tra l'altro Alessandro ha una vena artistica, una verve, anche perché lui è un ragazzo molto molto pratico, e gli piacciono le novità, e mi ha aiutato molto nella realizzazione poi della mostra che abbiamo fatto a Castel dell'Ovo nel 2016. Sì. E poi neanche a farla apposta c'è la fidanzata che è iscritta all'Accademia di Belle Arti, evidentemente vuole fare anche un percorso del genere, non so, ma non sarebbe male. Una personalità. Sì. No, ma anche perché poi vedi, rimanere questo in maniera statica e non trasmetterlo alle generazioni va a morire, capisci? Ed ecco anche per esempio l'idea di donare delle opere a degli istituti, a dei altri musei, o anche all'estero, di fare altre mostre. Che bella, veramente per me è una gioia.